Buonasera, Martin Bösch, sono architetto praticante, ho insegnato fino all'anno scorso a Mendrisio all'Accademia, composizione, tema riuso, non restauro, riuso. Come sono arrivato a questo grosso libro? Quando ho studiato, ho iniziato nel 72, finito 78, al Politecnico di Zurigo, non sono mai incontrato Tessenow, forse sì, ma non ha lasciato niente, non c'era presenza di Tessenow. Avevo chiaro a un certo momento osservazioni elementari sul costruire nel scaffale, ma almeno da noi è così, abbiamo tanti libri, non conosciamo, non guardiamo ogni libro che abbiamo, forse da voi è diverso, ma da noi è così. Dunque c'era questo libretto che stava dormendo nel scaffale. Provo di fare un po' breve, ma anche se è un racconto breve, richiede un po' di pazienza. Nel 96, si può dire già tanti anni fa, mia moglie e io, noi abbiamo insieme lo studio, ho voluto fare un viaggio e per certe ragioni siamo andati non a Eyrarilj, Roma, ma siamo andati a Lipsia per vedere una mostra su Wilhelm Wagenfeld. Chi conosce Wilhelm Wagenfeld? Manca Tutti qualcosa, noi, ma manca qua, veramente. Allora, una spiegazione tra le poche figure interessantissime del Bauhaus c'è Wagenfeld. Abbiamo visto questa mostra, abbiamo fatto pilgrimaggio obbligatorio a Bauhaus e poi siamo andati a Dresda perché c'è lì quasi un triangolo tutto vicino. Lì c'è il programma che si deve fare, la città storica, la Frauenkirche era ancora come un dente nero, poi si va a Hellerau, evidente, e abbiamo saputo. Adesso ho bisogno di questo libro. Abbiamo saputo lì vicino deve essere un edificio e adesso certamente arriva anche questo Tessenow di quale abbiamo conosciuto questa foto iconica che torna, torna, torna. Ho chiesto, nessuno sapeva solo dov'è o dovrebbe essere. Siamo arrivati lì e c'era un sito chiuso e sorvegliato di due persone. E non si poteva entrare, ma perché il terreno era un po' mosso, si trovava una maniera per entrare. E quello che abbiamo trovato, senza essere già entusiasti di Tessenow, erano quasi delle rovine di questa scuola. Ancora due muri, resti, è tutto vuoto, ma i segni che prima c'era più perché c'erano impalcature. Allora questi muri erano tenuti in piedi con impalcature e poi nella sabbia si vedevano queste tracce di macchine pesanti. Dunque, poco tempo prima qui c'era molto di più. E questo, anche se prima di essere entusiasta di Tessenow, sì, prima di conoscere questo, era come esagerata questa parola, ma piccolo shock. Siamo tornati in città, giorno dopo per caso, devo raccontare tutto questo, di fianco del per caso, anche questo per caso, dell'ufficio dei beni culturali e ci siamo detti ok, si può perdere niente, entriamo, chiediamo. Poi siamo arrivati a un signore, abbiamo spiegato tutto e lui cominciava a ridere, diceva sì, ma 10 anni fa c'era già qui da noi un milanese e poi a voi posso dare solo la stessa risposta, non abbiamo quasi niente, bruciato durante la guerra. Ma c'era qualcosa che ci ha lasciato, era un indirizzo di un ex allievo. L'ho visitato e lui mi ha dato indirizzi in più di ex allievi. Allora, ex allievi del periodo della scuola come la scuola riformista. E dopo il 34 di allievi che erano poi diventata una scuola politica. Ho scritto veramente più di 150 lettere, sempre spiegando e chiedendo, e mi hanno risposto con lettere, scrivendo anche delle aneddoti, alcune volte e mandato anche delle foto. Facevo un po' meno di foto che oggi, erano sempre per avere i colleghi. Ma dietro c'era sempre anche qualcosa dell'insieme del giardino, cioè degli edifici. E così si è quasi composto come un grande mosaico con anche buchi dentro. E questi buchi erano i posti dove gli allievi non potevano arrivare. E così
È cresciuto il sapere, in più un po' anche di cose fisiche di questo terreno archeologico per me, che a un certo momento posso veramente dire conosco questa scuola come se fosse stato un allievo lì. Sono andato diverse volte lì, dormito in una pensione con un proprietario molto ragionevole. Non si poteva parlare. Potevo dire io ho bisogno di una vanga. Ma non una vanga così perché nel tramway entrare nel terreno sorvegliato ho bisogno di una vanga pieghevole. Mi ha dato anche la vanga pieghevole. A Zurigo mi sono preparato seriosamente come archeologo dove cercare in questo quasi deserto. E poi così ho fatto dei scavi archeologici seri. E trovato ad esempio una prima fondazione di uno di questi, non sono colonne, non sono pilastri, sono piuttosto stecche talmente fini. Buon primo. Poi sapevo più o meno un secondo, ma non c'è due, no, non è sufficiente, un terzo. E poi si misura. Allora il primo un A, e poi il secondo e si vede non è un A. Poi va, subito si aprono tantissime nuove domande. Perché non fa come uno se tutti gli altri colleghi, tac, 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 c'è un A di qua a qua, è solo A. C'è irregolarità dentro. Sono delle piccole porte per capire, forse vedere questo tesno e anche capire che forse questo tesno è molto, non solo di questo dettaglio, è molto più che questo che noi per tanto tempo abbiamo avuto nella testa. Poi a un certo momento c'era la domanda, ok, era sempre molto di fianco, studio, prima di tutto lavoro nello studio, insegnamento, famiglia, dunque quando c'era una piccola pausa, un po' di tesseno, ma la cosa è cresciuta, a un certo momento c'era veramente la domanda della responsabilità in rispetto a questo materiale e sapere. E questo era il momento dove l'ho introdotta anche nell'insegnamento. Allora c'erano 2017-2019, ho fatto 2 semestri tesseno, abbiamo studiato, ricostruito modelli, disegni, eccetera, discusso molto. È importantissimo di sapere l'archivio, no, dell'ossivo studio a Berlino è bruciato alla fine della Seconda Guerra Mondiale. C'è un archivio a Berlino, c'è anche qualcosa a Dresda. Ma in principio è un frammento di un grande lavoro. E con questi 2 semestri c'è alla fine c'è la presentazione, c'è la critica, che è già una piccola anche mostra. E poi quello che ho sempre pensato dovrebbe funzionare il direttore all'epoca, Riccardo Blum, ho detto di questo facciamo una mostra dell'Accademia. E così è cresciuto e parallelamente anche il libro. Molto più tardi. Anche la scoperta che questo tesno è evidentemente è la piccola casa, grande tema, ma è molto di più. E questo è diventato anche bisogno di farlo visibile. E poi lavorando su questo tesno, anche conosciuto sempre più di gente, tanti sono diventati anche amici, e così l'è anche integrato nel libro. Beh, voi sapete che studiare è una cosa bellissima. Studiare tessero è stata una cosa bellissima. Lo è stato per Martin, lo è stato per me, che ci ho lavorato 10 anni. Perché ho studiato tanto tessero? Ci ho dedicato un pezzo importante della mia vita. Perché anche in Italia, in qualche modo, quindi anche per me, tessero era un non problema. Se voi prendete il bellissimo libro di Kenneth Frampton, si chiama Storia dell'architettura contemporanea, c'è scritto che è un artigiano, un conservatore, punto, basta. Non era un problema. Tessero diventa un problema in Italia, prima che in Germania, grazie a Giorgio Grassi. Giorgio Grassi che legge e si appassiona, legge questo libretto che in tedesco si chiama Hausbau und dergleichen, e che Grassi malamente ha tradotto in Principi elementari di costruire, anticipando l'interpretazione con il titolo. Ma il libretto di testo, un libro che costava
12.000 lire forse, non lo so, costava poco, era leggero, in brosura, si poteva mettere in tasca e aveva di fatto tutte le immagini, compresa la corte della scuola di Croce che abbiamo appena guardato, ha un successo strepitoso. E c'è questo straordinario paradosso che il libro di Tessera ha avuto molte più edizioni in Italia nella traduzione di Giorgio Grassi, piuttosto che in Germania a partire dal 1913, quando era stato originariamente pubblicato. Io che c'entravo poco con quel mondo, perché ero un giovane storico dell'architettura, allievo di Tafuri, che non era facile che si entusiasmasse per un autore del Novecento, se non era Le Corbusier, che era l'unico che meritava l'entusiasmo. Io arrivo a Tessera attraverso un problema storiografico, che vado in Germania, ma non per studiare Tessero, che era considerato un nome, ma per studiare quella particolare variante della cultura urbanistica all'inizio del Novecento, che è quella legata, in tedesco si dice alla Siedlung, diciamo alla città suburbana, quindi qualcosa che nel mondo anglosassone si chiama città giardino e che nel mondo tedesco si chiamava Siedlung. Io sono andato in Germania a studiare queste cose, lì ho conosciuto Vittorio Magnago Lampugnani. È stata colpa di un francese ancora una volta, non di un tedesco. È stata colpa di un francese se il mio lavoro sulle Siedlung è diventato un lavoro su Tessano. Perché Bernard Guilhet, i più vecchi tra voi si ricordano chi era il direttore di Architettura del Giro 2, era il più intelligente intellettuale della cultura architettonica francese degli anni 70-80. Persona curiosissima, viene a Berlino e si fa portare in giro a vedere, erano gli anni dell'IBA, quindi c'era roba da mostrare. E lui mi dice: ma perché sul fronte di Hellerau c'è lo Yin Yang? Io non lo so, non ho la più pallida idea. Lui ha detto: bene, torno l'anno prossimo e trovo una risposta. Lui era più vecchio di me e aveva l'abitudine di essere abbastanza autoritario. Questi sono diventati 10 anni di lavoro. Sono diventati 10 anni di lavoro, sono dato un altro librone, un po' più sottile di quello, ma non tanto, bel malloppo, curiosamente anche quello uscito in tedesco e in italiano. Uscito in tedesco perché per finire questa ricerca sono andato a Francoforte dal mio amico Vittorio Lampugnani, che dirigeva allora il Museo dell'Architettura di Francoforte, e gli ho detto: facciamo una mostra su Tessera. E lui mi ha detto sì. Poi mi ha chiesto quanti soldi volevo per pagarla. Io gliel'ho detto subito senza pensarci, infatti lui mi ha detto subito sì di nuovo, ho capito che avevo sbagliato. Se chiedevo il doppio forse lo prendiamo uguale. Dato. E la mostra è venuta, ci abbiamo lavorato tanto Anche bene. è venuta talmente bene per Vittorio, ovviamente anche per me, che è diventata il padiglione tedesco alla seconda Biennale d'Architettura, quella diretta da Francesco Del Co. Tutti i miei amici architetti di Berlino mi hanno tolto il saluto, hanno firmato degli appelli per la vergogna perché da una parte una mostra storica come padiglione tedesco non andava bene, e non andava bene una mostra, qui arriva il problema storiografico, che è tuttora in piedi secondo me, non andava bene perché era un architetto nazista. Non era proprio un architetto nazista. In Germania in quegli anni non si diceva apertamente questo, non si diceva quello che si dice della Meloni in Italia, per capirci, però si supponeva. C'era sempre un silenzio, attorno al nome di Tessera c'era un silenzio imbarazzato. Silenzio imbarazzato che fa capire che i pochissimi che parlavano di Tessera, cioè i suoi ex allievi, non amavano affatto ingerenze. Adesso posso dirlo dopo tanti anni. Io sono stato trattato malissimo, con pochissime eccezioni, ma la società Tessera era la mia peggiore nemica. Preavvertiva la gente dicendo di non darmi le robe, si vuole andare in cerca degli archivi, cioè. Perché l'idea che un italiano andasse a occuparsi di uno che forse era stato un po' nazista non andava fatto bene, portava al risultato che io avrei sicuramente diffamato definitivamente il maestro. Non è andata proprio così, ma la percezione che noi abbiamo dell'architettura di Tessano, a parere mio, ancora oggi,
è sempre segnato da questo dubbio, se alla fine c'era o non c'era, se ti faceva, se era consapevole o se non era consapevole. Bisognava sempre comunque giustificare, trovare una spiegazione. Lo dico senza malizia, anche perché l'autore del saggio in quel libro che parla di questi problemi è il miglior amico in Germania. Hartmut Frank, siamo cresciuti assieme, siamo dall'inizio degli anni 70 siamo amici. Il saggio di Hartmut è un bellissimo saggio, lungo, articolato e così via, ma bloccato dal terrore che lui ha di dover dire se era nazista o no. Cioè, Tessin sembra non meritare una risposta se è un grande architetto, che ruolo ha avuto definire l'idea di modernità, che cos'è l'architettura del XX secolo, cos'è la città nel mondo moderno, ma il problema di Tessenow era nazista o non era nazista. E quindi era veramente amico di Schmittender, che nazista era, o invece ti faceva sorpresa. Questa condizione di giudizio sospeso e un po' ansioso fa sì, per esempio, che quando è uscito il libro che ho scritto io 30 anni fa, è stata una pietra tombale su Tessera. È stato letto, ammirato, tutti hanno sorriso e così via, hanno smesso di parlare di Tessera, anche in Italia. L'imbarazzo era talmente che ti voleva Martin, alcuni decenni dopo, a riprendere per di più un cammino abbastanza simile. Potrei anche io raccontare gli stessi identici aneddoti, come prima, e c'era ancora la DDR, quindi il mondo comunista, ma ancora negli anni 80 avevo chiesto all'ordinario di storia dell'architettura del Politecnico di Dresda com'è la situazione con la scuola di Croce. Gli avevo fatto un po' per gentilezza, perché cosa chiedevo a un collega andando a Dresda, gli ho chiesto com'era la scuola di Croce. Di Heller lo sapevamo già abbastanza, di Croce un po' di meno. Qualche mese dopo torno a Dresda o a Weimar, se qualche incontro, Milke si chiamava lo storico dell'architettura che insegnava a Dresda, e mi dice: guardi, abbiamo cercato, ho messo anche un assistente, non si riesce a trovare traccia. Che mi si è illuminata una lampadina nel cervello e ho detto: chiarissimo che la scuola è là dove doveva essere. Sono montato in macchina, sono andato e l'ho trovata subito, esattamente, anzi un po' meno sciupata, perché era 30 anni prima quasi. Quindi potete dire, anche nella Germania Est Tessera non esisteva, ma era soltanto un motivo di imbarazzo, non di dire: cosa perdi tempo a studiare quelle porcherie? Oppure studia, che troverai delle cose interessantissime. Meglio cambiare argomento. Sono contento che non sia più così. E che più di 30 anni dopo ci sia un nuovo libro con tante cose nuove. Alcune, a parer mio, troppo legate a questo tema, a questa tragica domanda se era nazista o no. Tessera non era nazista, lo sappiamo benissimo, cioè, ci sono le lettere. Tessera faceva delle cose eroiche, scriveva all'assistente di Speer: lei sa che io odio questo tempo gelido come l'inverno, e spero soltanto in un futuro diverso. Questo scriveva all'architetto ufficiale di Hitler il nostro Tessera. Perdere tempo per parlare se era nazista o no, io credo che sarebbe molto più giusto che noi perdessimo tempo a interrogarci su cosa significa l'architettura di Tessenow, perché il tema è importantissimo. Tessenow formula la questione di cosa vuol dire modernità in architettura in un modo assolutamente originale. E per esempio il giovane Le Corbusier lo capisce al volo, perché dice che la modernità non è l'innovazione, non è il nuovo, ma è l'essenza, è il fondamento. E su questo mi fermo. Allora, io adesso sono un po' in imbarazzo perché, beh, intanto avete raccontato molto bene e sostanzialmente tutto. E poi, se vogliamo, io c'entro abbastanza poco perché, contrariamente ai miei due colleghi, e se posso dirlo anche amici, non ho scritto un libro su Tessenow. Però sono venuto quando la nostra gentile ospite mi ha invitato molto molto volentieri. Sono molto volentieri intanto perché è un po' un ritrovo di amici e più che amici anche compagni di strada, diciamo intellettualmente. E poi perché in effetti
anche nella mia posizione, se vogliamo, un po' marginale, io ho contratto un grosso debito con Tessenow, e questo mi riempie di contentezza il fatto che dopo Marco De Michelis adesso ci sia anche questo bellissimo libro che presentiamo oggi, firma di Martin Bösch. La mia storia con Tessenow non è neanche così poi interessante, però diciamo il debito che ho contratto con lui, io sono incappato nel nome di Tessenow molto molto presto, quando ho iniziato a studiare architettura, ma non nell'ambiente accademico. Ho studiato prima a Roma poco e poi a Stoccarda anche non tantissimo, ero a Stoccarda e parlando con un signore che non c'entrava niente con l'architettura, mi ha detto: ma c'è un architetto che io trovo interessante che si chiama Tessenow. Io non sapevo neanche come si scrivesse, perché è uno strano modo di pronunciare il tedesco, però la cosa mi ha incuriosito. Poi appunto ero un giovanissimo studente di architettura e ho cercato insomma di capire chi fosse questo signor Tessenow. Non c'era niente, perché era più o meno era negli anni primi anni 70, per cui non era neanche uscito. Allora, i due libri dei miei due colleghi chiaramente non c'erano, non era neanche uscito il libro di Wangerin Weiss, che è un po' il libro uscito soltanto in tedesco, che quanto ne so, che è un po' il libro, diciamo, il primo libro, la prima monografia, con una serie di lacune, però comunque la prima monografia non c'era. In biblioteca non c'era assolutamente niente, neanche Hausbau und dergleichen. E niente, insomma, mi sono dovuto un pochino arrabattare, perché poi la cosa mi ha incuriosito, e poi sono riuscito a tirare su un po' di materiale originale. Appunto, almeno io ho trovato soltanto i suoi libri originali, che mi hanno assolutamente affascinato. Non appariva nessun corso all'epoca la storia dell'architettura non si insegnava nemmeno a Stoccarda, si insegnava solo la storia dell'architettura moderna, e nella storia dell'architettura moderna Tessenow non rientrava. Io l'ho trovato un personaggio subito di grande interesse, che mi ha un po' aperto gli occhi, diciamo, su un concetto di architettura moderna molto ampliato rispetto a quello, come dire, canonico, la derivazione cubista, il tetto piatto, eccetera. Mi sono trovato molto interessante, molto, all'epoca per me erano molto affascinanti i suoi discorsi, per esempio quello sul tetto, quello famoso sul tetto piatto, tra l'altro sulle pagine del Neues Frankfurt. E, per cui quando ho scritto il mio primo libro, abbastanza arrogante, devo dire, su una piccola storia dell'architettura del XX secolo, mi è sembrato importante inserire Tessenow e, diciamo, inserire un po' tutto il movimento di moderni, moderati, diciamo, in questa piccolissima rassegna storica che appunto ho avuto la protervia di fare a un'età un po' troppo immatura per un libro del genere. E questo libro, che è uscito quando io ero assistente sempre a Stoccarda, sempre all'Istituto di Storia dell'Architettura Moderna, diciamo, è stato salutato con quelle che in tedesco si chiamerebbero sentimenti misti, gemischten Gefühlen, e comunque non con particolare piacere dal mio professore e capo, che detto: ma questa non è architettura moderna, cioè adesso non è un architetto moderno, fai tetti così. E diciamo, il piccolo dibattito che ne è nato, diciamo, questo dibattito, essendo lui il mio capo, è sfociato nel mio licenziamento in tronco dall'istituto, che è stato il regalo più grande che mi si potesse fare, perché così poi sono andato, se no sarei rimasto a Stoccarda, perché stavo binone lì, però ho lasciato quella città, che è bruttissima peraltro. Sono andato a finire a Berlino, ho incontrato De Michelis, insomma, sono successe un sacco di cose, ho incontrato anche Marlene, tra l'altro, che poi è finito persino per sposarmi, per cui insomma mi è andata benissimo. Ma diciamo, al di là di questa aneddotica, appunto, io devo a Tessenow intanto, come dire, uno sguardo completamente diverso sulla storia dell'architettura del XX secolo, cioè molto ampliato, perché lui è stato un po' il catalizzatore che mi ha fatto poi scoprire
tutta una serie di altri personaggi, magari anche minori rispetto a lui, ma che comunque sono convinto tuttora, e non sono mai più, sicuramente più solo, che facciano parte dell'architettura moderna del XX secolo. E dal punto di vista progettuale, mi ha proprio questi suoi libri, questo per esempio Hausbau und dergleichen, mi hanno avvicinato a una dimensione molto più, non so se dire artigianale, ma molto più costruttiva, molto più, più attenta al dettaglio, diciamo un'architettura che va guardata con molta attenzione, perché è nata da tante attenzioni per la vita dell'uomo, per il modo come, non so, aprire o chiudere una finestra, se mettere la finestra sul lato esterno, sul lato interno, come aprire le ante, insomma tutta una serie di attenzioni per le piccole cose che però alla fine, io sono convinto, se usate bene fanno la grande architettura. Infatti non credo che sia un caso che Giorgio Grassi abbia preso questo libro, l'abbia curato negli anni 70, quando appunto non era il momento, però alla fine poi era il momento, e abbia reso uno strumento della progettazione architettonica e anche uno strumento dell'architettura moderna, queste osservazioni e questi insegnamenti architettonici di Tessenow, che erano dell'inizio, proprio veramente inizio del XX secolo. Niente, questo è il mio debito di gratitudine e di ammirazione per Tessenow, che considero veramente uno dei miei grandi maestri, forse di più di Le Corbusier o di questi grandi, o di Frank Lloyd Wright, insomma, quelli grandi nomi. Miss non so, ma questo è un altro discorso. Ed è per questo che sono proprio molto contento di, non soltanto di essere qui, ma di poter felicitare Martin per questa fantastica ricerca che io, non so se sei d'accordo con me Martin, ma che io reputo da un lato una ricerca storica di grande serietà, di grande profondità, di grande precisione, di grande impegno anche in tutti i dettagli e di grande innovazione, perché ha portato anche delle cose nuove rispetto a quello che sapevamo prima. Ma il fatto che sia un libro di un progettista, perché Martin diciamo, fa lo storico, ma è un progettista, io mi permetto di interpretarlo come la volontà anche di rendere, come dire, uno strumento progettuale questo sapere che ci ha tramandato Tessenow. Grazie mille. Come ho detto, il mio approccio era un po' diverso del classico. Allora, non all'inizio dei studi, la piccola casa, ma in tedesco Quereinsteiger. Allora, non il cammino, la strada classica, ma un po' così. Sono stato molto libero. Non c'era già una, come dire, un ordine, questo è Tessenow, tu devi vederlo come si deve vedere questo Tessenow. E anche queste scoperte che Tessenow è molto più, non solo di questo, è molto questo, ma è molto più, per esempio, il suo ideale della città non era chiaramente non il paese, neanche la Großstadt, la metropoli, non era da solo con questo atteggiamento, ma la Kleinstadt. Ma Kleinstadt che cosa vuol dire? La città media tra 20 e 60 mila persone, che è già una città e non è un paese. Qui era molto chiaro. Di un lato questo, dell'altro lato anche la scoperta, ma non sono il primo che l'ha scoperta, ma che è un po' approfondito, come era capace di reagire nella Großstadt su delle situazioni molto, molto urbane, di una maniera enormemente precisa, vedendo che cosa c'è, quali sono le regole e lavorando con queste regole, ma interpretandole. Questi anni 20 ho fatto diversi progetti, concorsi a Berlino, uno anche vinto, ho continuato e dopo finito a causa della crisi economica. Una scuola è stata costruita, quella a Kassel, poi dopo c'erano anche altri progetti, lì non era quella della piccola città, ma veramente questa capacità nella Großstadt di reagire. E poi nel libro, un lavoro che abbiamo anche fatto, il paragono, questi concorsi
che conosciamo solo perché sono stati pubblicati negli archivi, non c'è niente. Tantissimi progetti conosciamo solo a causa della pubblicazione, delle pubblicazioni all'epoca. E questo è sempre poco di materiale, salvo il progetto Apora. E quando si paragono i progetti di Tessenow con i grandi Max Stout, il grande Salvisberg, eccetera, si vede, si conosce la precisione di questi interventi. C'è un filo di un certo tipo di interesse come esporre qualcosa, un oggetto, alla fine anche un pezzo d'arte, ma non solo. E c'è nel 1909, lui scrive, è molto sorprendente in questo libro dove parla, ma si deve al piano terra aprire una finestra verso l'esterno, verso l'interno, tapparelle sì o no, eccetera, eccetera, bellissimo questo. C'è come un esterno, sviluppa qualcosa molto diverso, un altro livello dove descrive, si occupa molto di questa domanda o questione, l'oggetto e quasi il fondo, lo spazio per valorizzare valore all'oggetto. E lì, senza progetto e niente. E poi poco più tardi, 1910-12, all'occasione di partecipare con Adolf Appia, Dalcroze, eccetera, alla Festspielhaus a Hellerau, dove c'è questo spazio di luce. Allora dovete immaginare una grande sala tipo scatola e da una distanza, diciamo così, dalle pareti e pilastri, il soffitto, un tessuto bianco teso. E in questo spazio intermedio, si dice 3.000, lasciamo aperto, tantissime lampade. Dunque era uno spazio di luce. E questo, tra parentesi, devo dire, questo spazio è stato ricostruito nel 2017-19 per pochissimo tempo. Sono stato lì le due volte, e quando c'è di nuovo, correre. E noi viviamo più di 100 anni più tardi, abbiamo vissuto tutti gli effetti di spazi, non parliamo più della white box, della black box, tutti gli effetti di luce. Io sono stato lì due volte, la prima volta avevo anche l'occasione che sono stato lì nella ultima prova del grande evento da solo, qui con l'attore lì e dietro quelli che giocavano sull'elettronica per gli effetti di luce. Più di 100 anni più tardi, e per me impressioni di spazi più forti di tutta la mia vita. Allora, lui era preparato per questo. Lui era solo una parte di questo progetto, di questa sala di luce. Con un po' di pausa, prima guerra mondiale, negli anni 20, lo sono molto puntualmente questo testo, poi Festspielhaus, anni 20, all'occasione di costruzione effimera in un edificio per le mostre del fine 800, dunque con tutta l'organizzazione, programma di decoro, eccetera, un edificio dove avevo l'occasione anche di costruire gli spazi per questa mostra di arte moderna, 26 a Dresda. E poi lavorato con questo stesso principio. Allora, quasi nascondendo, ma questo non era il primo obiettivo, ma anche il tessuto bianco teso, e dove c'era il lucernario sopra, c'era la luce di sopra, ma diffusa, o laterale, o anche senza luce, o artificiale. Dunque una situazione tutto fatto per dare l'altissimo valore sia ai quadri come anche alle sculture. Allora è un grande interesse, e questo progetto, ad esempio, è stato visitato e apprezzato, è stato invitato per altri progetti di altissimo pregio, fino anche al Goethehaus a Weimar, per occuparsi di estensioni o organizzazioni per spazialmente l'altissimo valore all'arte. E più tardi anche nel 1936, durante l'Olimpiade a Berlino. Anche, allora, questo altro filo che si sapeva, ma in questo libro è anche presentato, solo un esempio, questa scoperta, questo testo, ne molto più, e anche, secondo me,
era una persona, non l'ho conosciuto, ma come architetto che ha lavorato con grande libertà, e si trova anche nel libro, lui ha fatto le sale barocche più belle del XX secolo, come ha anche fatto il padiglione rococò più bello del XX secolo. Io sono architetto, praticante, insegnato composizione, che da, ad esempio a Mendrisio, senza obbligo di fare ricerca. Allora, penso sia abbastanza qualcosa di importante. Allora, ad esempio a Mendrisio, al Politecnico di Zurigo, si può diventare professore di composizione solo perché si è prodotto qualcosa, un tipo di architettura di un certo valore, e così si entra nella scuola. Io ho scoperto relativamente tardi questo Tessino come architetto, architetto praticante. Dunque, se metto tutto in una formula e un libro fatto di architetti, non sono storico, di architetti, con i mezzi di su un architetto, con i mezzi di architetti, per architetti, è vero, e questo era anche un po' quello che potevo fare, ma anche un'ambizione, che una grande speranza, che è anche un libro che serve per la prassi. Il problema è complicato, è molto bello perché è molto complicato. Perché è molto complicato? Vi faccio un esempio. Boeschel ci ricordava come qualche anno fa a Herau hanno ricostruito l'interno del Festspielhaus per pochi giorni, perché non lo volevano fare. Quella ricostruzione è costata 10 anni di battaglia dentro il gruppo che si occupava della ricostruzione di Hellerau e in particolare del Festspielhaus, perché non lo volevano fare, per esempio non volevano restaurare l'edificio, con la cosa che era stato usato dall'esercito russo nei lunghi periodi di occupazione, tant'è vero che alcuni pezzi dell'occupazione sono rimasti dentro, perché si è detto che bisogna conservare l'interezza della storia di questi edifici, compresa la sua distruzione. Tra le cose della distruzione, e lì sono fiero di aver veramente di avercela messa tutta per vincere, i russi avevano tagliato a metà la sala, quindi avevano alterato totalmente le proporzioni, larghezza e profondità della sala. E della commissione che si occupava di questa cosa volevano lasciare quel muro perché era un pezzo importante della storia. Voi capite che così facendo non potevamo ricostruire tutto, ma non l'essenza di quell'architettura, perché se cambi le misure. Tessino, e Vittorio ne abbiamo parlato tante volte, non è semplicemente riconducibile agli architetti moderati della sua. Tutti i paesi hanno avuto gruppi di architetti moderati. Muzio non era Terragni e Schumacher non era Walter Gropius, fine. Su questo non c'è dubbio. Ma questo non ti autorizza però a dire, a non vedere che vedevo prima un libro su Ilbersheimer. Ilbersheimer faceva dei disegni identici a quelli di Tessino. Identici! Cioè, Ilbersheimer, il più radicale degli architetti tedeschi degli anni 20, qualche anno prima di diventare radicale, se doveva copiare qualcuno, copiava Tessino. Non c'è architetto radicale degli anni 20 tedeschi, Mies van der Rohe, che non scrive lettere su lettere dicendo a Tessino sei l'architetto più importante per me. Poi la storia cambia la percezione, ma noi non possiamo saltare. Se facciamo finta che Tessino parlava soltanto con Albert Speer, abbiamo risolto il problema, non abbiamo neanche bisogno di ricostruire l'intero Festspielhaus e così via. Ma non è così. Tessino era membro del Ring, era membro della November Group, l'artista con cui parlava era Barlach. E quindi senza questa complessità non cogliamo la grandezza di questo architetto. Un bellissimo articolo di Otto Bartning, che poi negli anni 20 diventa uno degli architetti, modernisti tedeschi, in cui spiega bene
questa idea di tessero che è molto preciso, ma lui dice per tessero una finestra è una finestra, una porta è una porta, non è un rettangolo, un quadrato, un problema geometrico, è un problema, è un elemento d'architettura, l'architettura di tessero è fatto di cose concrete. Questo non mi sembra conservativo. L'attenzione alla composizione degli elementi architettonici in tessera era straordinaria, non era mai ridotta a uno slogan astratto o così via. Quindi benvenuto qualunque libro che ci faccia vedere, come in questo caso qua, con grande precisione, come è fatta questa architettura. Io volevo chiedere la relazione che c'era con Hans Dörger, che viene tipo nato 20 anni dopo, no? Questa generazione, cioè questo nascondere certi architetti tedeschi ha riguardato anche quello che resta in parte. Tanto sono due generazioni. Sono due generazioni completamente diverse. Dörgast era più giovane. Più giovane di 20 anni. Dörgast non credo che abbia molto sofferto per tessero, per quello che ne so io. Nel senso che Dörgast era ben radicato dentro la sua cultura. Tra Stoccarda e Monaco, per capirci, tra Fischer e Spittender, ci sono delle cose di Dörgast che fanno pensare a Tessera, ma non sono sicuro che ci sia sul piano storico qualcosa di documentabile. Nel senso che anche c'è una lettera bellissima di Tessera proprio quando gli chiedono cosa fare della Neue Wache, del monumento della Nuova Guardia, semidistrutto dalla guerra. E lui dice: io non andrei a riparare tutto, aggiustare un poco, ripulire un poco e lasciare le cose come stanno. Sembra la parola d'ordine dell'Alte Pinacoteca di Dörgast a Monaco, no? Cioè non cancellare le tracce di quello che è successo, no? Però non sono sicuro che ci fosse un rapporto. Io non ho provato mai niente che li legasse, ma secondo me era un problema di generazione. E poi anche questo c'è nel libro di Bösch, è interessante. Gli anni del nazismo per Tessera sono veramente anni drammatici. Sono 10 anni neri, non sono 10 anni in cui lui ha possibilità, cioè, fa fatica a sopravvivere. E quindi gli anni in cui Dörgast matura, Tessera, di fatto sta zitto o parla poco. Il vedere questo libro nella sua complessità, nell'ampiezza di visione che ha Tessero, in qualche modo riscatti e apre un'ulteriore porta rispetto a quello che era il binario stabilito da Giorgio Gassi. Io so che voi in qualche modo avete amato Giorgio Gassi, però a me Giorgio Gassi invece era la regola, era il metodo, era un approccio che vedeva una visione determinata molto rigida. E invece io trovo che il libro faccia capire in alcuni punti, praticamente su quello del culturale del colore, ma lo stesso in cura del dettaglio, faccia capire quanto era molto più complesso quell'uomo. E ad esempio la casa di St. Moritz dimostra la capacità quasi di uscire da ogni regola, di uscire da ogni preconcetto di forma. Ma è legarsi proprio all'abitare, cioè l'abitare che genera la forma della casa in base al luogo, in base alle visioni dall'interno verso l'esterno, e credo che questo non abbia nulla a che vedere, almeno dal mio punto di vista, con questa visione che io ho filtrato, che immagino possa essere, come dire, da voi ribaltata, di quello che era l'insegnamento della parte che Grassi prendeva di Tessera. Io trovo che ci sia stato, come dire, una visione molto, molto limitata di un personaggio che invece, lo dimostra il libro, era estremamente, estremamente moderno. L'architettura di Giorgio Grassi non c'entra niente con Tessera, proprio non c'entra nulla. È una storia tragica, se volete, di Giorgio Grassi con se stesso, con la sua idea d'architettura, perché altrimenti cadeva da lei. Cioè, la casa di St. Moritz, che è un capolavoro, che è un gioiello non dimenticatevi, che l'ha lasciata andare giù, che non c'è stato verso di muovere 3 persone per tenere in piedi. È una casa, era meravigliosa. Io sono fiero che nel mio libro ho scritto il birraio Heineken, perché un
una cosa di una volgarità che il popolo svizzero se lo porta nella tomba, la vergogna di una roba di questo genere. Certo, ma la casa di Semmelweis dimostra, secondo me, quello che penso io, che lui, che Tesson era uno sperimentatore, non era affatto un tradizionalista. Io vorrei magari rispondere un po' alla tua osservazione sull'uso che facciamo, che ha fatto Giorgio Grassi, ma che facciamo anche noi, direi, della storia. Io credo che sia assolutamente legittimo e direi anche assolutamente inevitabile che come lettori leggiamo il libro e ci piace, diciamo, tutta questa varietà e vedere questa figura a tutto tondo e anche molto più ricca di quanto non immaginavamo ritratta nel libro. Ma poi come progettisti noi prendiamo sempre quello che ci interessa, cioè noi leggiamo sempre chiunque, per quello è anche interessante perché poi le letture sono sempre molto diverse nei tempi, ma penso che sia assolutamente normale essere, diciamo, da un lato molto aperti, o cerchiamo di essere più aperti possibili in quanto storici, no? Per cercare di capire la complessità dei personaggi, ma se si tratta poi di, come dire, di estrarre un insegnamento, siamo di parte, perché lo leggiamo con i nostri occhi, ma non, francamente non mi vergognerei di questo, né ne farei un torto a Giorgio Grassi, che si è tirato fuori da Tessenow assolutamente una parte soltanto, cioè due o tre progetti che l'hanno affascinato, un certo modo di fare che l'ha affascinato, per esempio, diciamo, tutta questa cura per l'abitare, per il piccolo particolare, a lui non gli importava, ma va benissimo, importa, per esempio importa a me invece, quello è l'insegnamento che io traggo da adesso, no? Proprio questa cura del piccolo particolare, che però non si limita, cioè non credo che sia sufficiente, come dire, sviluppare le nostre architetture dall'attenzione per come la gente vive, per le diverse culture, per come si prende il caffè il mattino, ma poi riuscire da questo, però a partire da questo lo trovo fantastico in testo, che parte veramente da queste osservazioni, però riesce a fare poi, diciamo, le distilla in forme che sono delle forme assolute, no? Sono delle forme che diventano degli archetipi, e questo credo che sia, diciamo, la differenza tra un buon architetto e un grande architetto. Grassi fa quello che tu hai detto, allora è molto selettivo. È molto selettivo e fa anche delle... Per me, all'inizio di questo lavoro, l'introduzione di Grassi a Osservazioni elementari sul costruire era importante. È anche interessante come lo descrive, come introduce una metafora bellissima. E dall'altro lato è anche, dico sempre, quasi limitato attraverso i suoi occhiali lombardi. Ma è così. La scuola di Cloche non sono porticati. Lui vede, è chiaro, lui deve quasi vedere i porticati, sono delle pergole. Lui avrebbe potuto saperlo, Grassi, ma voleva vedere il porticato. Adesso parlo di architetto, noi funzioniamo così. Ma noi dobbiamo funzionare così, sì. Perché se ci apriamo, diciamo, a tutti gli impulsi, anche soltanto di un personaggio, ma molto ricco come Tessenow, beh, non progettiamo più, perché quando progetti devi comunque operare delle scelte molto nette, il che vuol dire eliminare tutta una serie di altre opzioni che sarebbero possibili, ma che non fanno parte del tuo progetto. Si diventa ancora una volta un po' autobiografico. Rossi è stato due volte a Zurigo. La prima volta, quando era a Zurigo, sono stato troppo giovane e dopo ho fatto stage, dunque ho mancato questa occasione, ma attraverso Luigi Snozzi ho imparato tanto su Rossi, in questo mondo di Rossi. E per caso c'era in questa epoca, anche per due anni, Alde van Eyck, un po' più tardi in questa scuola. Allora,
Ho anche visto un anno da Aldo Fanai e sono talmente contento, questi due mondi talmente diversi, fare e, si, ecco, e si sono anche, e la, sapete tutto, alla Triennale, come questo Aldo olandese si è diventato aggressivo verso the rats and so on. Questa è un'altra storia, ma sono due maniere diversissime di riguardare la stessa cosa. E questo mi ha veramente aiutato anche di vedere certe libertà che sono in questo tessero, che forse con solo gli occhiali, attraverso snozzi, non sarei stato capace di vedere. E ho anche inventato una piccola cosa nella descrizione di questo progetto per Clocci. Allora, a un certo momento Grassi e Aldo van Eyck odiava Grassi, hanno fatto insieme una passeggiata nella scuola e ognuno ha raccontato quello che vede e ognuno di questi due scopre delle grandissime qualità, ma c'è bisogno di avere diversi occhiali per vederle. Allora, quello che hai detto, devo dirlo. Se abbiamo ancora due minuti, è chiaro, io sono un po' troppo entusiasta su questo tessero, ma anche l'occhio un po' critico. Allora, ci sono progetti che ha fatto durante il periodo nazista, negli anni 30, e vale la pena di guardarle, chiaro, con occhio critico. C'è un progetto dentro nel quale una parte è difficilissimo di capirlo, di digerirlo, è vero, ma anche se questo, nonostante studiarlo, guardarlo bene, leggere, sono sempre brevi testi per i progetti, sono progetti per quali erano concorsi e Tessino è stato invitato in principio del regime, sì, è vero, ma le risposte che ha dato non erano per il regime, ma sulla, diciamo, ad esempio, una situazione di paesaggio, prora, o una situazione di città. E sono progetti con quali non poteva vincere nel regime. Ma vale la pena di guardarle. Prora è un progetto che Tessano fa all'inizio, diciamo, della storia del Terzo Reich, in cui viene invitato a un concorso per un insediamento turistico nell'isola di Rügen. È il famoso progetto di cui tutti ricordano quel disegno meraviglioso, spettacolare, commovente, che è la grande hall delle feste, con una specie di foresta sul cui fondo, una bella svastica, ma l'ultima cosa che stupisce lo storico è che ci sia una bella svastica, perché Mies van der Rohe ha fatto una bella svastica sul progetto del padiglione tedesco per Bruxelles e Walter Gropius aveva fatto dal 34 tante belle svastiche dei pennoni che coronavano il progetto della Casa del Lavoro. Io credo che l'invenzione architettonica di Prora, di questo progetto, di questo villaggio turistico, fosse uno dei capolavori assoluti del XX secolo. Ma non è detto che dobbiamo sempre fare capolavori. Cioè, ci sono quelli che per alcuni anni sono dei geni, per gli altri anni sono dei miserabili, mediocri, gente che la vita costringe a compromessi, non è il caso di Tessano. Cioè, quello che io trovo straordinario di Tessano, anche durante il nazismo, è che lui non sembra mai piegarsi. Cerca di interpretare lui una situazione particolare. E questo secondo me è una cosa importante che ci spinge a ragionare. Ma non è tutto ugualmente felice. È una situazione come quella del Festspielhaus di Ellerau, è in qualche modo irripetibile. Però, ma si sa anche perché lo storico queste cose le sa. Perché il suo collaboratore si chiamava Adolf Appia e noi sappiamo che Appia è il più rivoluzionario scenografo che all'inizio del Novecento cambia il destino del teatro del mondo. E con lui c'è un altro signore, si chiamava Dalcroze, che inventa qualche cosa di importante, perché la ginnastica ritmica non è soltanto uno stile, ma è un ragionamento sul corpo,
sulla bellezza del corpo, dei suoi movimenti, e quindi il giovane tessero si trova in una condizione assolutamente indicativa. D'altra parte ci sono le lettere del Cross, il film Appia, è incredibile come tessero ha capito quello che noi volevamo, cioè dei clienti così fuori di sé dalla gioia non succede spesso. No. Ma non mi viene in mente nella biografia di Le Corbusier, di solito i clienti di Le Corbusier o i clienti di Miss Van der Goghe lo mandavano al diavolo, andavano in tribunale anche. Diciamo che la signora no. Savoie non era così contenta. Vero. Sì. E quindi anche la vita di Tessera così è legata ai momenti, alle condizioni, e la sua opera, grazie al cielo, non è tutto ugualmente interessante, non vale la pena. Io sono per casa bella a San Maurizio, quella mi ha tolto il sonno quando poi ho creduto di capire come l'aveva fatta. Ma fu un fatto dibattuto? O non... La casa a San Moritz? Ma abbastanza poco. 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 Se traduco direttamente del tedesco, il tempo non era ancora maturo, non so se si capisce, capire, percepire il valore di questa casa. Era un piccolo gruppo che ha fatto una forte opposizione, ma anche, si deve anche vedere, c'è qui questo signor Heineken, c'è Sankt Moritz, tutto questo contesto, è un gruppo di architetti che si batte per tenere questa casa. Ma il gruppo di architetti eravamo in tre. Sì, ok, erano alcuni altri in più, ma più deboli che te. Ma, e poi c'era il momento, c'era anche la discussione se non si può spostare, ma questa casa in pianta e in prospetto, sezione, è talmente legato a questo luogo. Ha sopravvissuto qualcuno tanti anni che era nella costruzione, carpentiere. Allora hanno le falde del tetto sul cantiere in rapporto con gli angoli di queste montagne qui, questo tetto, e in un'altra direzione dove il tetto è così in rapporto con delle montagne iconiche. Sankt Moritz, nella propaganda per Sankt Moritz, questi due montagne, queste, ci sono sempre per ancora più fissare questo edificio nella situazione specifica. Non si poteva girarlo. Allora, no. E poi c'era un certo momento, c'era una votazione a Sankt Moritz, hanno detto via. Ma non ti ha lasciato fotografare questo stronzo maledetto? L'arredamento era disegnato da Josef Hoffmann, almeno così sembrava, però non lo sappiamo bene, perché non abbiamo neanche tante foto degli interni, perché noi avevamo chiesto almeno la possibilità di andare dentro e fotografare tutto. E l'ha buttata giù a tradimento. Sì, c'era un momento... L'ha buttata giù in una notte. Quasi, sì, un piccolo buco quasi legale dopo la votazione e l'architetto, che ha accompagnato Heineken. Non ho mai scoperto il nome di quello che ha fatto il progetto per girarlo di quello, perché bisognerebbe almeno espellerlo dall'ordine. Allora, lo conosciamo, sì. Ma non vive più. Grazie. Bene.